Buongiorno da Torino Cronaca, siamo in piazza San Carlo. Proprio qualche istante fa, vedete qui alle mie spalle l'ambulanza, è successo un brutto incidente durante il salone dell'auto, ci sono 12 feriti, il conducente di una Lancia Delta durante un'esibizione normalissima come si fa durante questa manifestazione e ha investito alcune persone, 12 di queste sono state trasportate in ospedale. Per fortuna non hanno gravi ferite, tranne purtroppo una donna che ha riportato la frattura a una gamba. In tre ospedali della città sono stati portati i feriti, al Mauriziano, al Gradenigo e al Maria Vittoria. Il salone dell'auto ovviamente continua, però tutte le esibizioni delle auto sono sospese. Questa che vedete qui alle mie spalle è proprio l'area, ci sono ancora dei nastri, le transenne, intervenuta la polizia locale che ora sta indagando su quanto accaduto. Come detto, noi vi aggiorneremo sul nostro sito www.torinocronaca.it. Ecco, come potete vedere, la macchina è questa qui, la Lancia che è stata coinvolta nell'incidente. Qui ci sono gli agenti della polizia locale, la stanno mostrando, vedete? Adesso l'hanno di nuovo coperta, ovviamente ci saranno le indagini. Intanto il salone è ripreso, non ci sono le esibizioni delle auto, la vettura che è stata svelata qualche secondo fa è questa, è proprio questa, quella coinvolta nell'incidente di poche ore fa che ha causato 15 feriti, di cui 6 trasportati nei vari ospedali della città.